Benvenuti a Il Punto, trasmissione settimanale di approfondimento dal centro video di Palazzo Cesaroni, politica, economia, attualità, con due consiglieri regionali ospiti nel nostro studio. Oggi con noi Marco Squarta, capogruppo Fratelli d'Italia e portavoce del centrodestra. Nell'altra poltrona Silvano Rometti, capogruppo socialista e presidente della Commissione per le riforme. Io partirei proprio da qui con Silvano Rometti, no, parliamo di riforme, di elezioni, siamo in piena tornata elettorale regionale per la Sardegna, stanno uscendo i primi dati, fra poco ci sarà da votare per l'Europa e senza contare poi che ci sono i comuni e anche fra meno di un anno ormai... Il rinnovo della rappresentanza anche nella regione dell'Umbria. Allora, come presidente di questa commissione statuto che fa le riforme, Silvano Rometti, ci sono novità in vista? Qual è stata la vostra attività? Eh, politicamente, diciamo che cosa ci sarà di rilievo da, eh, nelle prossime tornate elettorali? Per esempio, la regione non ha il doppio turno, ne butto la una così: in tempi di incertezza politica, no? questo può avere un peso, Presidente. Sì, diciamo noi il lavoro fatto riguarda alcune modifiche che stiamo facendo, recentemente sono andate in Assemblea legislativa, modifiche che riguardano l'assetto diciamo, delle regole che la nostra regione ha sia da un punto di vista statutario che regolamentare, regole da cambiare in virtù del fatto che sono cambiate norme nazionali e che noi siamo un'assemblea da questa legislatura di 20 Consiglieri solamente, leggo questa mattina che la Sardegna, che ha abitanti non, neanche il doppio dell'Umbria, forse una volta e mezzo, ha 60 consiglieri regionali. Noi ne abbiamo 20. Quindi, per garantire la funzionalità dell'Assemblea, abbiamo dovuto apportare una serie di modifiche. Da un punto di vista più politico, diciamo, l'argomento che potrebbe essere all'ordine che potrebbe interessare la nostra commissione è la modifica della legge elettorale. Visto che si va ad oggi, devo dire che rispetto al dibattito che avverto fra le forze politiche sia di maggioranza che di opposizione, considerando che le regole si cambiano, diciamo, tenendo, con, tenendo conto insomma di una logica bipartisan come abbiamo fatto con le modifiche dello statuto in questi mesi. Ma non avverto una discussione volta a modificare in questo momento la legge elettorale. Ora, probabilmente. Ci può essere anche un momento di attesa per capire, per vedere come vanno le cose in questa tornata elettorale fondamentale che sono per l'Umbria sono 60 comuni su 90, sono le elezioni europee, ci sono le elezioni regionali in alcune importanti regioni. Però ad oggi non c'è una spinta, mi sembra, per modificare, anche perché la soglia, lo sbarramento al 40%, Molte regioni non ce l'hanno e anche la stessa Corte, la stessa diciamo fu fatta una, 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 fu aperto un contenzioso su questo. Mi sembra che non ci sono stati rilievi da parte della Corte Costituzionale. Quindi ecco, vedremo, insomma, non, non so dare una risposta precisa rispetto a quello che potrà succedere l'ultimo anno, però c'è da dire che anche l'ultima volta la, 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 la modifica della legge elettorale fu fatta proprio l'ultimo anno. Insomma, quindi, non lo escludo però in questo momento non vedo, non vedo una spinta in questo senso. Squarta, quanto possono incidere queste tornate elettorali che stanno arrivando, che sono importantissime per i capoluoghi, poi ripeto tra un anno anche per la regione e come si sta organizzando il centrodestra, perché qui pare che stia finendo anche il tripolarismo, cioè si vanno un po' riaffermando i blocchi. Per noi eh, la tornata elettorale del 26 maggio qui in Umbria è molto importante perché è propedeutica alle elezioni regionali del prossimo anno. Si vota su decine e decine di comuni, ne posso citare solo alcuni, diciamo ovviamente Perugia, Foligno, Gualdo, Gubbio, Castion del Lago, Magione, Marciano, tanti comuni sotto i 5.000 abitanti. È un po' un banco di prova anche per vedere se questo vento di cambiamento... Che Poppa diciamo che va verso il centrodestra, che già l'anno scorso con Umberti De Terni c'erano stati dei segnali storici. Se riusciamo a portarlo avanti. Io credo di sì. Il centrodestra andrà unito eh, su tutti i comuni, abbiamo già chiuso delle importanti candidature come Marciano e Foligno. Chiuderemo a breve tutte le altre candidature negli altri comuni, dove, ripeto, il centrodestra non solo andrà unito ma si allergerà anche a forze civiche. E poi abbiamo la partita di Perugia, dove noi. Eh, ovviamente riproponiamo il sindaco uscente Andrea Romizzi eh, e crediamo appunto che abbia volto un lavoro eccezionale e che quindi sia giusto proseguire in questa avventura. Quindi noi ci stiamo organizzando, stiamo mettendo in campo gli uomini migliori e devo dire che anche con gli alleati non ci siamo eh, diciamo divisi come avveniva una volta con il manuale Cencelli, le candidature, questa la prende Fratelli Italia, questa Forza Italia o... Oh la Lega, ma lo stiamo facendo su ogni territorio, giocando a carte scoperte, e mettendo il candidato migliore. Sono fondamentali queste elezioni, noi stiamo lavorando già da ora affinché il prossimo anno, dopo più di 40 anni, ci possa essere un cambiamento in Umbria che credo faccia bene alla democrazia, l'abbiamo visto in comuni, del resto da 40 ormai eh, da più di 40 anni eh, la regione governata dal centro-sinistra, credo sia arrivato il momento dell'alternanza, anche per Credo che sia giusto anche in termini generali, no? perché non sempre eh, significa, migliorare significa cambiare, ma per migliorare bisogna cambiare. Quindi, credo che da questo punto di vista noi siamo pronti. Quindi, lavoriamo ora testa bassa a queste lezioni amministrative, sperando di portare avanti il lavoro iniziato nel 2014 con Perugia, l'anno scorso giunto con Terni e Umbertide, e diciamo il 26 maggio. Con molti altri comuni. Entriamo nei temi specifici dell'assemblea legislativa. Eh, L'ultima proposta di legge importante discussa in aula porta le vostre firme, quindi legge bipartisan anche in questo caso. Parlo della legge che si deve andare a occupare, deve andare a incidere sui disturbi per il neurosviluppo. Allora, eh, cominciamo da Rometti, in quanto firmatario della proposta di legge. Qual è l'importanza di questo provvedimento che prende la Regione? Ma come si è visto su questa diciamo, proposta di legge, qualche, 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 così, qualcosa non è andato per il verso giusto, nel senso che c'era stata una proposta di legge del consigliere Lonelli e della consigliera Casciari che prevedeva diciamo, una proposta di legge specifica per la DHD, la DHD, che è una sempre malattia del neurosviluppo. Discutendo questa legge in terza commissione, valutando un po' questa proposta, ragionando un po' anche con la Giunta, sinceramente, visto che l'Umbria, a differenza di altre regioni, non ha una legge organica per tutte le malattie del neurosviluppo, come dire, è maturata l'idea di presentare, magari sprendendo anche spunto da quell'idea, perché poi l'idea in sé era buona, di presentare una legge che riguardasse un po'. Tutte le malattie del neurosviluppo, quindi, non solo quella patologia, ma anche l'autismo, ma anche l'SD, ma anche le malattie, che li, i disturbi del linguaggio, i disturbi intellettivi, sono tutte patologie che una volta venivano sottovalutate, magari che non venivano neanche caratterizzate, magari alcuni bambini che avevano dei, dei, dei comportamenti strani venivano riferiti come una, a un'eccessiva vivacità, a una. A, a, però in questo momento invece si è visto che sono delle vere e proprie patologie. All'Umbria deve avere una legge che dia risposta a queste patologie, soprattutto nel momento in cui mette mano al nuovo piano sanitario e quindi deve cercare di coprire quei deficit assistenziali che noi abbiamo nel nostro sistema sanitario regionale, che è un sistema sanitario che diciamo spesso e ha ragione che è un sistema che funziona diversamente magari da altre regioni, però alcune cose possono essere ulteriormente migliorate. Sicuramente una di queste è una legge che riguarda queste patologie che deve mettere unire, mettere insieme, attivare quella che è la, la rete della, de, diciamo, de, della formazione, quindi la scuola, chiaramente le famiglie possono avere un ruolo importante, i servizi, oggi noi abbiamo un centro a Terni e uno a Perugia, uno per la DHD a Terni e per l'autismo, cioè bisogna creare un centro regionale di risposta alle malattie del neurosviluppo per cercare ecco, di mettere a disposizione della comunità umbra questa, questa, questi servizi e quindi l'altro ieri c'è stata un'audizione che devo dire c'è stata una valutazione molto positiva, è una legge perché poi non bisogna sempre fare le cose in contrapposizione, è una, legge, è una cosa che serve alla comunità regionale, quindi è stata fatta in accordo fra consiglieri di maggioranza e di opposizione, speriamo che venga approvata al più presto. Infatti uno dei primi firmatari è proprio il portavoce del centrodestra Squarta e tra l'altro tra le varie problematiche cui si deve andare incontro, ecco, quando c'è la salute eh, la cosa diventa per forza bipartisan, cioè interesse comune da parte della politica di risolvere un problema. I problemi sono tanti, anche per esempio che dopo il compimento dei 14 anni... I bambini con i disturbi, nei casi più gravi, finiscono in ospedale, finiscono nella salute mentale che non è proprio il luogo adatto. Quindi, voi avete cercato di dare una strada per tutte queste eh, problematiche che riguardano un numero enorme di, di, di famiglie, parliamo di migliaia di bambini. Sì, perché eh, questa legge Bipartisan parte da un principio importante: le patologie del neurosviluppo sono tante, vanno dalla DHD all'autismo, parliamo di autismo che forse è una delle. Patologie più conosciute eh, in Italia, ce ne sono altre però che racchiudono questa legge. Però parliamo dell'autismo. L'autismo è un problema serio. Sempre più purtroppo bambini sono afflitti da questa patologia e purtroppo in Umbria, in un'Umbria che spesse volte anche viene definita dalla nostra Presidente come la regione migliore della sanità, però abbiamo centinaia di famiglie che sono costrette ad indebitarsi per pagare l'assistenza al proprio figlio autistico perché la regione non dà un'assistenza adeguata. Quindi questa legge, di firmata con Silvano ed altri consiglieri, cerca di regolamentare, di dire ci sono questi problemi gravi, non possiamo dirci regione benchmark se poi non diamo questa assistenza, perché sono problemi seri che riguardano sia i genitori che hanno un figlio piccolo e quindi spesse volte hanno bisogno anche di un'assistenza, non dico H24 ma quasi, quando purtroppo oggi il sistema prevede un'assistenza tramite le cooperative di poche ore alla settimana, e poi anche i, i ragazzi grandi, cioè ci sono genitori a 65 anni che hanno figli di 30-35 anni con il problema dell'autismo, che dicono io fra qualche anno non avrò la forza di assistere mio figlio H24, chi ci penserà dopo? Quindi questa è una legge generale. Sicuramente è un inizio, può essere migliorata, ma va incontro a delle patologie che purtroppo sempre più affliggono la nostra regione. E i soldi ci sono, non si può dire che i soldi non ci sono, perché se la ASL Umbria 2, abbiamo letto sui giornali, ha pubblicato un bando di 270 milioni di euro in 5 anni per l'assistenza domiciliare, per gli anziani, per anche per queste patologie, vuol dire che i soldi ci sono. Quindi reperiamo queste risorse, approviamo presto questa legge bipartisan e cerchiamo di far arrivare la nostra umbra ad essere veramente più civile perché poi la sanità non è che si può dire che benchmark solo se ritornano i conti, perché i conti devono tornare perché se uno amministra, fa l'amministratore, fa il governatore eh, di, un, di un ente pubblico, è il minimo il fatto che i conti deve far tornare. Il problema è che poi deve anche assistere famiglie disperate con delle madri addirittura. Ho scoperto che hanno dovuto per esempio qualcuna vendere la lavatrice per poter pagare l'assistenza di qualche ora in più al mese al proprio figlio autistico. Questa per me è una cosa scandalosa. Questa legge, bipartisan, che ha superato le distinzioni politiche, va in questa direzione e spero che venga approvata quanto prima. Sempre in materia di sanità e di bambini c'è la vostra firma di entrambi su un provvedimento che riguarda la istituzione perché non c'è di un pronto soccorso pediatrico, almeno negli ospedali di Perugia Eterni. Cioè si cerca di prefigurare il disegno della politica un po' di colmare le, le lacune. No? Ecco, questa proposta di legge che iterà che a che punto è? Eh, abbiamo fatto una mozione, credo è, emozionale, è emozionale. firmata da, da me, dal consigliere, dal collega eh, Silvano Rometti, che va nella direzione eh, molto chiara, cioè l'Umbria è credo l'unica o tra le poche regioni, parliamo di due o tre, che non ha il pronto soccorso pediatrico, che sembra tra virgolette una cavolata, ma in realtà non lo è, perché poi chi va al pronto soccorso, un adulto, deve avere anche una eh, capacità di presa in cura diversa. Rispetto a quella di un bambino. Quindi, siccome la nostra regione non ha questo pronto soccorso pediatrico, è una richiesta che viene anche dagli operatori del settore, svariati, sia di Terri che di Perugia. Noi abbiamo fatto questa mozione, dicendo alliniamo l'Umbria alle altre regioni, dotiamo i nostri due ospedali principali di un pronto soccorso pediatrico. Perché, quante volte leggiamo anche sui giornali di bambini che o hanno ingerito qualcosa oppure hanno avuto. Diciamo una patologia improvvisa e che quindi vanno affrontati con decrismi diversi rispetto a quelli di un adulto, che va al pronto soccorso. Anche qui è bipartisan, firmata con il collega Silvano. E speriamo che venga discussa e approvata al più presto. Naturalmente, Rometti, d'accordo su questo perché, appunto, è un'iniziativa comune. Insomma, qui non si fanno battaglie politiche. No? Eh. Quando c'è. Diciamo, dobbiamo secondo me inserire quest... l'azione la... nostra e credo anche che deve un pochino guidare anche il buon senso di ognuno di noi, io che ho un po' magari anche un po' più di esperienza rispetto a Marco Squarti e ad altri, cioè noi in questi anni abbiamo ammodernato complessivamente la rete degli ospedali, abbiamo un sistema che da un punto di vista macro funziona, bisogna, c'è cioè la nuova programmazione sanitaria dobbiamo andare a cogliere quelle carenze che esistono e cercare di introdurre diciamo, interventi migliorativi e questa del pronto soccorso secondo me di... di Far sì che dei bambini che hanno delle urgenze anche da un punto di vista logistico e organizzativo non vengano, diciamo, lasciati nelle corsie di un pronto soccorso dove magari c'è qualche eh, situazione anche grave di, di, e avere degli specialisti che possono dare risposte specifiche per quelli che sono i problemi che hanno i bambini e i ragazzi più giovani, credo che sia un qualcosa che, non a caso, credo che oltre al Molise, Molise qualche. Non so qualche altra regione, eh, tutte le regioni hanno provveduto a realizzare questi, questi, queste strutture. Avanti e cambio argomento. Parliamo di viabilità, comincerei dalla Perugia Ancona. Consigliere Rometti da poco in commissione è arrivato il capo della quadrilatero, perché lì i problemi. La strada c'è, però deve essere finita e soprattutto ci sono un sacco di aziende che stanno restando a piedi. Ma io questa la, la considero un po' una prosecuzione delle vicende che ho vissuto personalmente avendo avuto la responsabilità di questo assessorato, quindi purtroppo questa Perugia Ancona è, è, una, è stata tutta una, una vicenda tribolata, travagliata, abbiamo nel 2010 mi ricordo era totalmente, totalmente fermi qualsiasi cantiere, poi siamo riusciti a portare a termine almeno il tratto Umbro, è stato un passo avanti importante, adesso una impresa solida, il passaggio a, a, ad Astaldi avvenne che io ancora facevo l'assessore alle infrastrutture, eh, ci sembrò come dire come un miracolo, che, eh, no, un, miracolo insomma, un, un evento sicuramente positivo, il fatto che eh, la, i lavori venissero eh, diciamo, affidati a, a questa società che era la seconda credo in Italia per quel che riguarda dimensioni e affidabilità. Purtroppo, per appalti esterni, per vicende che non riguardano quel cantiere, è entrata in difficoltà. Quando entrano in difficoltà queste aziende, tutto è molto complicato perché, se si rescinde il contratto, molti dicono: cioè, Rescindiamo, sostituiamo entri in una fase complicatissima perché devi rescindere, quantificare i lavori fatti rifare l'appalto tempi lunghi altri, altri non 10 ma due o tre forse anche più anni se cerchi con le formule del concordato in continuità di andare avanti con l'impresa che c'è subiscono le aziende perché Andare avanti con il regime concordatario, che significa che blocchi le uscite dell'impresa, per, per, per cercare di farla andare avanti, che significa che non pagano i fornitori e le difficoltà. Quindi noi l'audizione fatta con Perosino e fa, abbiamo fatto anche l'incontro con le imprese, che è, lì, lì devono avere 40 milioni di euro, imprese umbre in gran parte, è quella di... Chiamare anche il governo in causa, anche con provvedimenti legislativi, per far sì che queste imprese che devono, hanno fatto lavori e hanno questi, questi, questi crediti così importanti e, come dire, non subiscano i danni dovuti. alla. Quindi poi ci sono vincoli normativi, ma insomma lì, lì si, si cerca. Credo che il governo per ora, a questo punto di vista, mi sembra che c'era un incontro che doveva essere promosso dal ministero delle Infrastrutture e ancora non è stato fatto quindi anche da questo punto di vista insomma, mi sembra che ci sono ritardi questione ancora da risolvere Squarta lei è particolarmente attento alla questione dei trasporti ricordo anche i suoi interventi sulle ferrovie insomma eh, l'Umbria ha bisogno di essere aiutata adesso siamo anche in difficoltà c'è stata la chiusura del viadotto sulla I45 la Perugia Ancona che va un po' a pezzi e bocconi e lei punta molto anche sulle ferrovie perché giustamente fa rilevare il successo del Rossa autorizza insomma altri sbocchi altre possibilità serve che l'Umbria no, abbia una voce che si faccia sentire a Roma ma io credo che ehm, l'Umbria se vuole riprendere dal punto di vista economico abbiamo detto anche i giornali non fonti eh, diciamo del centro-destra ma addirittura la CGL anche i dati Istat abbiamo visto che qualche problema sui redditi pro capiti, anche sul PIL, l'Umbria ce l'ha e credo che dal punto di vista, credo anche strutturale, l'impresa, il lavoro, c'è la possibilità di creare maggiore impresa, maggiore turismo e quindi più posti di lavoro, rilanciare l'economia in Umbria, passi necessariamente dalla uscita dell'isolamento e credo che la regione è stata troppo timida, perché se il freccia rossa che veramente alle 5.15 della mattina è un'area un po' difficile, ha avuto oltre 50.000 passeggeri in un anno, vuol dire che un po' gli umbri, i perugini in particolare l'hanno visto come tipo l'approdo dell'uomo sulla luna, no? Diversi decenni fa. Quindi questo fa capire come quella è la direzione da intraprendere, quindi trovare delle risorse, battere pugni anche a Roma per provare altre nuove sperimentazioni che possono riguardare Terni, ma che possono anche rivedere Perugia o altre città e lavorare subito su un'ipotesi di alta velocità. E questo è, è una cosa principale, perché se, noi, cioè, se oggi per andare da Perugia a Milano senza quel freccia rossa, un cittadino. Milano è la, il simbolo della produttività italiana, no? del business, dell'impresa. Senza quel freccia rossa, oggi Perugia-Milano è un viaggio dell'Odissea: con tre cambi, solo due ore per arrivare a Firenze con un treno regionale. Cioè, come può ripartire l'Umbria a livello anche economico? Quindi è necessario, cosa che purtroppo la regione non ha fatto investire meglio sull'aeroporto, perché anche qui l'aeroporto è diventata ormai la barzelletta d'Italia e credo che invece di concepire l'aeroporto per mandare in vacanze Perugina ad agosto con voli a Ibiza o quant'altro che tra l'altro non vengono fatti più, anzi purtroppo gli unici voli che spesse volte pubblicizzano sono quelli di Tirana verso l'Albania, anche lì una presa di posizione certa con degli investimenti importanti, con il cambio del management dell'aeroporto, cercando di portare delle compagnie come... Eh, eh, non lo so, faccio degli esempi tanto per dire Isigetto, Ryanair, cioè cercare di osare. Non hanno osato, loro stanno gestendo la sconfitta che arriverà il prossimo anno, però sulla pelle degli umbri, sulla pelle degli umbri perché oggettivamente non è pensabile far riprendere l'economia senza una politica seria che riguardi l'uscita dall'isolamento dell'Umbria l'aeroporto c'ha in piedi anche una possibile scuola di volo, no? E c'è chi dice, ma questo però contrasterebbe con i voli in arrivo da incrementare, perché se c'è la scuola di volo poi non ci possono essere i voli di linea, non è che l'aeroporto sia fiumicino, no? Quindi... Ma io la scuola di volo, secondo me, se, se viene, è comunque una funzione importante di carattere nazionale, non credo che sia incompatibile con lo sviluppo dei voli. Il punto dell'aeroporto, Squarta diceva, la regione non ha investito la regione ha investito. Tantissimo sull'aeroporto. Ha realizzato uno degli aeroporti che fa gli aeroporti minori d'Italia, forse se non è il più bello, poco ci manca. L'ha creato il collegamento con la Quattro Corsie, ha previsto nel piano regionale dei trasporti la fermata del treno, della ferrovia. La, la regione è un socio della società SAS, è un terzo del campo. Ora non si può pensare che, come dire, tutto venga messo sulle spalle della regione anche lo sviluppo che peraltro sta facendo anche sacrifici da un punto di vista. Io la butto là. Il trasporto, il trasporto in genere è sempre il trasporto costa, è un servizio, diciamo, un mix fra servizio imprenditoriale e un servizio sociale. Una volta il trasporto aereo era un trasporto di elite. Io mi ricordo quando ero ragazzino, per andare a New York questo famoso biglietto per New York costava un milione di lire. Ma 30 anni fa, 20 anni fa costava queste cifre. Adesso un mio amico è andato l'altro ieri a New York, ha speso 400 euro, è andato e ritorno. Quindi il trasporto aereo è arrivato, è, 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 oramai è diventato un trasporto quasi, non dico popolare, sociale, un trasporto diffuso di massa. Ora io penso che per i piccoli aeroporti bisognerebbe trovare una forma di sostegno pubblico. Come viene sostenuto il trasporto ferroviario, come viene sostenuto il trasporto in Pullman? Cioè, la gente che prende l'autobus o il treno deve sapere che, quel che con il costo del biglietto si copre dal 20 al 30% del costo, l'altro 70% lo mette il pubblico, lo Stato. Io penso che il trasporto aereo, quando diventa, come per una regione come la nostra, trasporto fondamentale per lo sviluppo. Per... Io penso che lo Stato dovrebbe cominciare a pensare di farsene carico perché gli aeroporti minori. Sono tutti in difficoltà perché le grandi compagnie con i bassi numeri non vengono, se vengono vogliono risorse e, e naturalmente poi c'è sempre il tema delle compatibilità. Quindi, secondo me, bisognerà porsi, considerando l'aereo oramai come un vettore diciamo, di trasporto quotidiano e, e, di, e di sviluppo comune. Credo che dovremmo porci anche questo tema di un sostegno pubblico che non può essere sempre lasciato a livello locale perché non ce la farebbe siamo alle battute finali scelgo uno degli argomenti che avevo selezionato per discutere con voi consiglieri ed è una proposta che riguarda il, gli sprechi alimentari cosiddetti cioè la ridistribuzione per scopi sociali di Farmaci alimentari e anche prodotti non alimentari tutti e due avete Firmato questa legge, Squarta, quindi si va incontro a. Ancora un'altra legge che ho firmato con Silvano, con Carla Casciari. Un'ottima legge, un legge fatta un anno fa, che prevede sostanzialmente di eh, dare delle premialità a tutti quegli esercizi pubblici, che sono bar, ristoranti, alberghi, che il cibo invenduto di prossima scadenza, quindi ancora consumabile, invece di essere gettato via, di donarlo a chi ne ha più bisogno. E quindi la regione eh, a chi diciamo, svolgeva questa opera così importante dal punto di vista sociale riconosceva delle premialità. Immaginate, forse, forse non riuscite a immaginare quante tonnellate di cibo solo in ombra vengono gettate e potrebbero invece ancora essere utilizzate. L'abbiamo approvata, è passata un anno, la giunta regionale ha dato zero attuazione alla legge. Cioè noi abbiamo approvato in Consiglio regionale questa legge oltre un anno fa, già... Dopo un anno del cibo doveva essere dato a chi ne aveva veramente bisogno. La giunta regionale non ha attuato questa legge. Però ha messo due secondi per dare mandato di impugnare il decreto della sicurezza Salvini. Quindi noi abbiamo una giunta regionale che da un anno e mezzo ha una legge che dovrebbe applicare, che permetterebbe a centinaia, se non migliaia, di poveri umbri di avere del cibo. Invenduto, ma di poterlo prendere perché sono in difficoltà, che è un anno e mezzo che la regione è ferma. però per impugnare il decreto sicurezza Salvini o addirittura per riconoscere 1000 euro a ogni, a, a, ai comuni per ogni profugo che è uscito dal sistema di sicurezza ci hanno messo 20 giorni. Questa è la nostra purtroppo attuale situazione. Rometti l'ultima battuta: effettivamente le leggi si fanno Non va bene che questa legge non sia. Attuata perché c'è un profilo sociale, come è stato detto, ma c'è anche un profilo ambientale: nel senso che utilizzando questi cibi, peraltro, noi produrremo anche meno rifiuti, tutte le cose. Quindi, credo che dovremmo stimolare l'assessorato, la giunta, ad attuare questa, questa legge, al di là delle polemiche sull'immigrazione. Non apriamo questo, questo tema perché ci porterebbe diciamo, a non essere d'accordo. però è una legge anch'io che, che reputo importante. E, e sia da un punto di vista sociale che da un punto di vista ambientale, proprio perché riesce come dire, a, a dare del cibo a chi non ce l'ha e a ridurre anche complessivamente ciò che sprechiamo, che buttiamo nel, nel, nel ciclo dei rifiuti. E naturalmente bisognerà spingere da parte. E cercheremo di spingere per attuarlo. Bene, vedo che il tempo è terminato, quindi non mi resta che ringraziarvi e ringraziare chi ci ha seguito in televisione o in rete. Il grazie di oggi va ai consiglieri Marco Squarta e Silvano Rometti e a tutti voi. Arrivederci.